Vi introduciamo lo spazio letteratura con un giallo, ma al contempo anche un romanzo d'inchiesta per affrontare temi passati e presenti che fanno da sfondo ad un thriller ambientato nel nostro capoluogo partenopeo in un continuo alternarsi di flashback degli anni 90 e anche della modernità. È un mondo marcio quello che esce fuori da Primo Scoop, l'ultimo romanzo del giornalista del Mattino Leandro Del Gaudio, che è qui con noi, al quale diamo il nostro bentrovato. Ciao, buongiorno, bentrovate, grazie per l'attenzione per questo lavoro. Grazie a te Leandro, è un piacere ritrovarti, soprattutto un piacere conoscere attraverso te questa tua opera. Io direi di partire proprio un po' dalla sinossi, Leandro, se sei d'accordo, perché tutto parte da un informatore scientifico strangolato a Mergellina e i protagonisti sono due giornalisti, un napoletano e un modenese, che si confrontano e si scontrano per risolvere questo giallo. Intanto abbiamo visto anche l'immagine di copertina. Sì, grazie per l'immagine, saluto ovviamente l'editore della Roggiosi che ha reso possibile questo lavoro. In effetti noi siamo in un periodo nel 2020 in cui c'è molta attenzione nei confronti del mondo della sanità pubblica. Mario, si parla molto appunto di medici, di accesso alla carriera, di formazione, e ci siamo resi tutti quanti conto in questo periodo di quanto sia importante avere anche un solo infermiere a disposizione. Ebbene, a partire da questa situazione di crisi generale, ho fatto un percorso a ritroso, sono ritornato negli anni 90, quando ovviamente non si parlava di pandemia, e quando c'era l'innesto del numero chiuso, quando è nato il numero chiuso per l'accesso a medicina, che è stato un grande problema ed è una grande vicenda controversa per la nostra storia nazionale. E quindi ho messo insieme delle storie, come faccio spesso, incrociato dei destini. In questo caso centrale è l'asse diciamo professionale, sentimentale, palpo erotico tra due giornalisti, un uomo di 40 anni più è napoletano, un uomo, e poi invece Mary, il modenese, è lei, la giornalista, giusto? Quindi c'è anche il fascino dell'incontro amoroso, e da qui tutta la serie, insomma, di episodi che accadono all'interno del romanzo. Sì, infatti ti ringrazio, proprio esattamente questo è il punto, ho voluto mescolare un poco due vite diverse di due territori diversi, perché siamo appunto, abbiamo respiro nazionale, soprattutto di due generazioni diverse, una ragazza che si esercita ad entrare nella professione giornalistica, di qui il titolo Primo Scoop, no? Che dovrebbe essere il sogno di tutti quelli che vogliono fare questo mestiere, questa professione. È una ragazza modenese che ha studiato filosofia, ma che invece vive con la voglia di raggiungere questa affermazione professionale con il Primo Scoop, e poi è un uomo un po' più attrezzato da un punto di vista professionale, che vive e lavora a Napoli, e che chiaramente si trova ad incrociarsi con Mary, perché tutte e due lavorano su un giallo. Tutte e due, entrambi lavorano sul giallo. Permettimi però anche di cogliere un altro spunto, di rifletterlo insieme a te Leandro, e correggimi se sia giusto, perché Primo Scoop è un messaggio che va a veicolare, titolato, e che prevede insomma quello che abbiamo nella società moderna, l'ossessiva volontà di essere primi a tutti i costi, anche ecco nel fare uno scoop. Ma senz'altro, ma è anche un modo per riflettere sulla nostra professione, quella dei giornalisti, che macina, diciamo, notizie in esclusiva con una velocità eccessiva, parossistica. Un tempo chi faceva uno scoop era chiaramente, viveva questa dimensione per giornate intere. Oggi se tu, io e te pubblichiamo la notizia secondo la quale sono sbarcati i marziani a Posillipo, la sappiamo solo io e te, la pubblichiamo sulle nostre rispettive testate, dopo due secondi questa notizia è di tutto il mondo e non appartiene più a noi, per cui anche la dimensione dello scoop è un po' una provocazione, perché alla fine noi inseguiamo qualcosa che è effimero e sfuggente come i mulini a vento di dovremmo addentrarci in quella che è poi l'aspetto temporale, no? Capire chi per prima ha pubblicato il post, però poi entreremo in un'altra disamina. Permettimi però, perché anche da un punto di vista temporale, Leandro, il tuo thriller, questo romanzo, è comunque caratterizzato da flashback che si incontrano con l'attualità, il passato ed il presente, e nell'attualità ci ritroviamo comunque in un'epoca di pandemia, il 2020, e in un'epoca in cui l'Italia si accorge finalmente dell'importanza del ruolo che rivestono i medici in prima linea nell'affrontare la battaglia e la lotta al virus, coronavirus. Sì, guarda che questo è un romanzo inventato, però è ovvio che viene calato in un contesto molto vero, come faccio spesso quando cerco di trattare fatti di cronaca con uno strumento diverso che quello della narrativa, della verosimiglianza. Quindi in questo periodo noi abbiamo anche vissuto degli scandali o scandaletti a livello
nazionale per quanto riguarda i posti chiave nell'ambito della gestione dell'emergenza, per cui non si fa fatica a capire che si fa riferimento appunto ad una realtà, quella dell'accesso alla professione, quello dell'importanza di una cultura specialistica definita, formata, qualificata, che oggi più che oggi, più che di ieri, risente appunto anche della situazione attuale, non c'è dubbio. Ieri quello di Primo Scoop è riferibile all'epoca degli anni 90, i magici anni 90, con le notti magiche dei mondiali, ma come hai deciso di unire queste due epoche apparentemente così lontane? C'è un minimo comune denominatore, è sempre Primo Scoop, la voglia di essere primi ad ogni prezzo, ad ogni costo? Beh, c'è innanzitutto un tracciato autobiografico, perché così tradisco anche la mia età, che non è poi proprio giovanissima, perché io nel 1990 avevo 20 anni, 19 anni, e vivevo chiaramente questa situazione bellissima che tutti i napoletani hanno vissuto, quella dei mondiali, dopo, manco a farla apposta, il periodo di Maradona. L'ho scritto in un periodo in cui non si parlava di Maradona, l'ho scritto a marzo di questo anno, questo libro. È stata un po' una profetica intuizione da parte tua, Leandro, perché comunque stiamo vivendo... È la mia autobiografia, nel senso che io mi ricordo quel periodo con una molta forza, 19-20 anni, mondiali, la semifinale, Italia-Argentina, e c'è una chiave del giallo che si sviluppa proprio attorno alla semifinale Italia-Argentina e al gol di Caniggia. Chi si appassionerà a leggerlo, mi auguro che qualcuno lo faccia, saprà trovare un riferimento appunto a quella incornata di testa che è un po' la fine del sogno di molti ragazzi di quel periodo, che sognavamo di vincere il mondiale e poi ci siamo trovati di fronte ad una uscita fuori posto da parte del povero Zenga, e l'incornata di testa è un sogno appunto che si frantuma di fronte ad una realtà nuova che è quella della maturità. Una realtà nuova, quella di ieri e quella di oggi, e sicuramente avrai effettuato anche una disamina puntuale su quella che è la realtà della società in quel periodo storico e in questo periodo storico, che ti vede comunque protagonista in evoluzione, in crescita, perché c'è anche parte della tua conoscenza e della tua esperienza. Però ti chiedo, che cosa è cambiato dal punto di vista della società? Le persone, i vizi e le virtù restano le medesime? O è cambiato qualcosa? Guarda, i vizi e virtù appartengono al genere umano, e se noi andiamo a leggere un qualsiasi testo dell'età greca di 2600 anni fa, troveremo gli stessi. Basta leggere una commedia di Aristofane, ma non mi paragono. Quali, le rane? Vorrei... Quali dici? Quali ti riferisci alla commedia delle rane di Aristofane, dove c'erano vizi e virtù? Vediamo le nuvole, per esempio. Le nuvole. Di oggi è chiaro che però è cambiato lo strumento con cui si racconta, Mario, e noi lo sappiamo benissimo. Oggi è devastante lo strumento che utilizziamo, perché attraverso pochi un post su un social o un social media si rischia di offendere, di colpire, di denigrare, di creare dei danni, di creare finte verità, e quindi ci sono delle piste completamente fasulle che poi vengono seguite e sviluppate. Per cui la riflessione sull'importanza di una, di una generazione autorevole di giornalisti è importante, soprattutto in questo periodo, forse più che negli anni 90, quando si scriveva il proprio pezzo che usciva domani e si aveva il tempo per leggerlo e carburarlo. E carburarlo, metabolizzarlo, naturalmente, verificare se qualora insomma vi fossero alcuni errori, però mi è incuriosito, perché dal tuo modo di parlare, il fatto che bisogna scontrarsi con alcuni episodi che accadono, verificarli, mi dà l'impressione che questo incontro del giornalista Adriano, che tra l'altro è un personaggio già conosciuto perché è protagonista anche del tuo penultimo libro, insomma prima che uscisse questa opera, si scontra con l'avvenente Mary, che evidentemente è lo scontro di questi anni, cioè è come se tu volessi raccontare attraverso questi due personaggi quello che accade ogni giorno. Però non dobbiamo svelare il segreto. Che cosa succede fra i due? Ah, tra i due si crea un equilibrio quasi inverosimile tra due persone che si confrontano, duellano, si bacchettano, si contrastano, poi si conoscono meglio, vivono una relazione intima molto. Ma chi insegna cosa? Entrambi imparano che la corsa al primo scoop può essere un problema e creare delle conseguenze negative. Quindi bisogna stare attenti quando si rincorrono a tutti i costi dei sogni che probabilmente poi devono essere sempre commisurati con la realtà e con la propria dignità. Non c'è un'accezione morale nei confronti dei personaggi, però c'è questa volontà parossistica
di tutte e due di raggiungere un risultato che poi può determinare dei problemi. Non voglio dire troppo perché sennò No, no, spoiler. altrimenti sveliamo. Però quello che mi interessava anche notare e sottolineare per il nostro pubblico, Leandro, è che tu sei un cronista che si occupa di nera e di giudiziaria e ovviamente la tua professione ha un ruolo determinante nella stesura di questo tuo ultimo capolavoro, soprattutto sui temi come la differenza tra la verità giudiziaria e la verità di fatto. Quindi aiutaci anche un po' a comprendere da questo punto di vista questo aspetto, perché spesso il mondo è troppo variegato, per poterlo racchiuderlo in una sentenza oppure in un'inchiesta, bisognerebbe cogliere le infinite sfumature. Guarda, questa è una domanda importante che poi segue un po' tutta la mia formazione professionale. Io nel 2011-2012 feci un programma Verità Imperfette proprio per Canale 9 e anche in Ti chiamo tra un minuto, che è il mio ultimo romanzo, ne ho parlato in maniera più diffusa. Anche qui c'è un tema che a me è molto caro. La verità giudiziaria è altra rispetto alla verità dei fatti. Questo lo dobbiamo accettare sempre, anche quando la verità giudiziaria è aderente alla realtà. Sono due cose completamente diverse. Spesso per chiudere in un fascicolo una determinata ipotesi che poi deve essere verificata, deve essere istruita in un dibattimento e deve arrivare ad una conclusione, spesso si dimentica anche quella che potrebbe essere uno sbocco diverso, uno sbocco alternativo. Quindi ho molti dubbi in genere della verità giudiziaria. Infatti parliamo spesso di verità imperfette. La verità giudiziaria è una cosa che è altra rispetto alla verità concreta. Questo noi ce l'ha insegnato la lettura di qualsiasi fascicolo o la presenza all'interno di qualsiasi dibattimento. Ci sono tesi che si contrastano, che si confrontano, ma soprattutto c'è la presunzione da parte di un giudice di racchiudere in un fascicolo quello che è avvenuto in passato, che è ovviamente una presunzione, resta una velleità doverosa, fondamentale, sacrosanta, perché una civiltà, una democrazia ha bisogno di una verità giudiziaria. Ma ricordiamoci sempre che la verità giudiziaria è sempre altra cosa rispetto a come E sono andati i anche fatti. primo scoop, perché abbiamo detto che bisogna affrontare un'inchiesta, insomma, questa uccisione che è avvenuta. Primo scoop anche contiene una verità imperfetta, Leandro? Sì, anche il primo scoop contiene verità imperfetta. Nelle ultime pagine noi noteremo che l'epilogo, diciamo, giudiziario non è esattamente quello che i lettori si aspettavano. Mi dice qualcuno che l'ha letto che c'è effettivamente un finale molto a sorpresa, che è abbastanza verosimile. Io per la prima volta mi sono cimentato in un giallo. Questo è un poliziottesco con tinte gialle, per cui ho lasciato qualche finta traccia all'inizio del testo. Alla fine la verità giudiziaria è una cosa che sorprende perché poi non è tanto aderente alla verità dei fatti. Come dobbiamo approcciarci noi lettori alla lettura di questo thriller? No, io un bicchiere di vino la sera sul divano, ora che non possiamo tanto uscire. È un libro che ha un'unica grande prerogativa, un grande pregio. Questo me lo riconosco da solo e poi mi viene confermato dai lettori. Non vi annoia, nel senso che ha un ritmo sempre molto scandito, un po' sincopato, in modo che E un po' quindi non anche lo c'è il stile è un tempo di po' andare. conciso, sintattico. Che stile hai utilizzato, Leandro, prima di chiudere, che dobbiamo chiudere? Sì, è uno stile così, abbastanza rapido e efficace, sono d'accordo con te. Grazie, grazie a Leandro Del Grado Grazie. per averci presentato questo suo ultimo romanzo, primo scoop, tra l'altro romanzo di inchieste e thriller, insomma, da suspense e da leggere, tutto ad un fiato. Grazie, grazie Leandro, a presto nei nostri studi di mattina 9. Grazie.